abbiamo il presidente di Italia in Comune, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Sindaco, buongiorno. Ci hai lasciato la parola, domanda? Sì. Una domanda sulle, scusa, noi per professione mettiamo etichette facilmente, no? Cerchiamo abbreviazioni. Il partito dei sindaci, Italia in Comune, è solo questo? Rischia di pesare un po' questa cosa, questa definizione, e vi buttano lì così? Il partito dei sindaci? Allora, intanto buongiorno a tutti. Ma rischia di pesare nella misura in cui, voglio anche vedervi, se no sembrate sì. Come dire, l'arredamento. Allora, pesa nella misura in cui si rischia di far passare il concetto che sui sindaci, come diceva prima Damiano, possano partecipare. Ovviamente non è così, è stata la sintesi giornalistica, perché ci sono tanti amministratori, quindi non solo sindaci. Anche oggi l'invito, e ci sono tanti amministratori e ex amministratori in sala, e quindi è stato un po' questo il messaggio, ma assolutamente, anzi, noi speriamo che grazie a questa esperienza ci possano essere tanti altri amministratori, che tanti amministratori possono fare anche esperienze di governo di livelli diversi, pensiamo alle regionali dell'anno prossimo, pensiamo alle nazionali quando sarà il momento, pensiamo alla riflessione sul tema delle europee per l'anno prossimo, quindi io penso che c'era spazio per la crescita. Prima è già stato detto, il tema deve essere più quello delle competenze, più che quello del che ruolo si è avuto. All'interno della riflessione che stiamo facendo, abbiamo già pubblicato una prima bozza sul tema della candidabilità, cioè dei requisiti per la candidabilità, cercando di trovare una linea anche di buon senso, si è parlato di competenze amministrative o professionali. Io dico sempre, se uno come la Lega, come dico sempre, mentre adesso non ha letto niente, io mi sono letto i regolamenti di tutti i partiti presenti, insomma sul palinsesto, e ci sono insomma delle stranezze, delle diversità interessanti. Tipo? Quindi tipo la Lega c'ha una gerarchia rigidissima, sì. E prima fai l'attivista in modo non interrotto per un anno, poi ti puoi candidare nella sezione, poi ti puoi candidare per il consiglio comunale. Allora dico, ma se viene Einstein e vogliamo, sì, candidare al consiglio comunale, non lo facciamo fare perché hanno fatto l'attivista, ecco, ma questo vale per ogni tipo di livello, quindi il tema deve essere la competenza, non necessariamente l'esperienza gerarchica che si è fatto, quindi però con un'esperienza compatibile con l'attività che si vuole svolgere. Però io dico sempre, questo, tanti anni di incontri con amministratori, con gente che vuole fare l'amministratore in elezioni comunali, quando ero nel Movimento 5 Stelle, dicevo, ci devono essere delle attività, se tu hai fatto il manager e vuoi fare il candidato sindaco, per non parlo del candidato consigliere, è un'attività compatibile in termini di gestione delle persone, gestione delle risorse. Se hai fatto altri tipi di attività, se come dire, la tua cifra massima che hai speso su 1.000 euro, fare fatica a capire che un'opera o anche un'attività culturale, come dire, parte magari da 100.000 euro, perché per te è una misura magari anche delle attività che devi fare, che non riesci a calibrare sulla tua competenza e la tua esperienza. Quindi questo deve essere il concetto, l'adeguatezza al ruolo che ti proponi, che ti proponi di gestire e di amministrare. Sindaco, il fascino di Italia in Comune è che si tratta di un partito periferico e centralista al tempo stesso. Sono un po' una supercazzola, no? Cioè, nel senso, allora, no, tutto il contrario. Partiamo dal particolare, andiamo al generale e poi torniamo al particolare. Nella supercazzola c'è la vice sindaco, certo, però. Cerco sempre di sdrammatizzare, ma però il tema è, non è tanto quello, è che si è voluto attraverso insomma anche l'esperienza delle persone che hanno partecipato al tavolo, perché non so se mi è morto il monitor dietro, non abbiamo detto perché lo proiettiamo di là e non di qua, perché questo era troppo grasso, no, perché là ci siamo un po' anche scritti qual è stato il nostro percorso, cioè attraverso il percorso che abbiamo fatto per arrivare allo statuto, per arrivare alla carta dei valori, il tema è stato, vogliamo recuperare quello che è l'esperienza e il radicamento territoriale, quello che gli altri partiti hanno perso, perché i circoli del PD chiudono, anche perché per come sono stati strutturati non hanno più le gambe e radicamento nel territorio, perché sono passati da
circoli in cui si dibatteva, pensando alla realtà dell'Emilia Romagna, dove c'è un forte radicamento, a un circolo dove forse prendeva il caffè, a un circolo dove non c'era nessuno e facevano fatica a aprirlo e quindi li stanno chiudendo, al Movimento 5 Stelle che aveva un radicamento sul territorio, sono partiti da lì, dai banchetti, adesso la differenza è nei comuni, se vedete, non si candidano praticamente neanche più, in queste amministrative in tutti i comuni principali non sono neanche presenti, perché è diventato molto più bello fare il parlamentare, è anche molto più remunerativo da un certo punto di vista, sia il parlamentare che il consigliere regionale. Mentre il lavoro si fa sui territori. Allora, nel percorso, l'aneddoto è, no? Pascuccio lo dice sempre, però noi ci siamo incontrati in un sordido parcheggio di Vicenza dell'assemblea dell'ANCI dell'anno scorso, cioè mentre ci parlavamo del ma tu cosa fai, tu cosa non fai, qual è il tuo intento, cos'è Italia in Comune e qual era un po' l'idea anche insomma con cui si stava già partendo con tanti, come dire, amministratori, con tante persone, ci siamo confrontati e l'idea proprio che invece i territori, e chi è che ha un radicamento sul territorio? Le liste civiche, che siano, come dicevamo prima, in maggioranza, cioè che abbiano il sindaco o che abbiano perso e siano all'opposizione con dei consiglieri comunali o che non siano neanche in consiglio comunale, ma che facciano parte, perché tante volte le esperienze che partono dalle associazioni hanno un radicamento territoriale che è più importante del simbolo, secondo me, e del bollino che ti porti dietro, perché nelle persone che adesso come dire, mi hanno fermato, mi hanno parlato di problematiche relative ai loro territori, a Roma o ad altro, si parla di temi concreti, non si parla del tu con chi vai, tu con chi non vai, ma quel problema, io ne ho parlato già con Tizio, non mi ha ascoltato, allora questa è stata l'esigenza, questa è stata la chiave di lettura, ma in un'unione che provi a dare l'opportunità a questo modello di governo dei territori, quindi un modello che parte dalla base, a dare anche un orizzonte regionale o nazionale, perché di gruppi, di insiemi, di reti, di liste civiche, ne stiamo incontrando tantissimo in Puglia, in Abruzzo, non passa giorno dove c'è qualcuno che dice anch'io ho la mia rete di liste civiche, ma non abbiamo mai sfondato perché non abbiamo mai trovato una chiave a livello sovralocale per poterci candidare in altri livelli e cercare, dico io, di applicare lo stesso modello, se vogliamo più pragmatico, che parla sì di ideali, sì di valori, sì di obiettivi, ma anche di programmi, perché le due cose, dico sempre, sono difficilmente secondo me separabili e quando ci dividiamo i compiti io sono inevitabilmente più pragmatico per definizione e Pascucci è quello più così, più poetico, però in questo, anche Damiano, ma anche altri, queste combinazioni uniscono, sono convinto che il racconto parte anche da cosa devi raccontare, perché sennò ce la raccontiamo e basta. E per altri partiti, come dire, è rimasto solo il racconto, se vogliamo essere così. E rispondo indirettamente, perché magari non ci sarà l'occasione, ad alcuni che mi hanno fermato e mi hanno detto, ah come mai oggi c'è Tizio, senza far nomi, piuttosto che Caio, che era l'assemblea costituente o comunque una tappa del viaggio Italia in Comune attraverso l'Italia, quindi non ho capito per questi personaggi ci sono l'assemblea di oggi. La risposta secondo me, prima di tutto, non tutti i personaggi che ci possono essere nelle varie tappe, non solo oggi, necessariamente faranno parte del percorso, però io penso che una forte limitazione del percorso del Movimento 5 Stelle e forse anche di altri è stato nel non voler dialogare con nessuno, nel cercare necessariamente un nemico, perché forse è più facile unire le persone sul nemico rispetto a unire le persone del parlare di un programma. E quindi io non vedo mai nemici negli avversari, casomai vedo persone con cui non voglio fare un percorso insieme, ma con cui voglio avere prima di tutto rispetto reciproco delle persone, senza offesa, vorrei un confronto sui temi, perché certe volte le maggioranze
se non le hai devi imparare a costruirle per raggiungere un obiettivo che è quello dei, come dire, di un risultato per i cittadini, e è per i cittadini che va fatto questo, perché se voi mi chiedeste un'opinione così me la chiedo da solo, io se dovessi sintetizzare cosa siamo noi o cosa vogliamo essere, e vedendo quello che sta succedendo a livello nazionale in questi giorni, noi vogliamo essere un'alternativa ai populismi, un'alternativa che gli altri partiti non sanno più essere, perché il PD, se abbiamo visto la scena abbastanza imbarazzante, al di là di come la vogliono raccontare, di ieri, perché dire, non delle persone anch'io che conosco, dell'Emilia Romagna, siamo usciti uniti dal discorso di ieri, ma se hai votato una roba che era togliere dall'ODG una votazione e hai fatto una votazione per farlo finita 300 a 200, sono contento che facciate le votazioni non siano imposte, però fatevi la domanda e datevi la risposta. Io dico da tempo, forse il PD dovrebbe capire che è finito il periodo del PD, che se tornassero a essere rispettivamente orgogliosi delle loro storie invece di fare una roba insieme che non si capisce, forse sarebbe meglio. La mia opinione non è una critica, ma secondo me è abbastanza un dato di fatto, e quindi in questo noi vogliamo cercare di costruire un'alternativa concreta e dire delle cose concrete. Prima si è parlato di riforma della pubblica amministrazione, prima Damiano diceva dalla campagna elettorale del 4 marzo è scomparso il concetto di ambiente, il concetto di cultura. Io sono convinto che non siano tematiche che abbiano un particolare appeal, perché purtroppo tutti sentiamo parlare di, solamente di pensioni, di lavoro, che sono, di tasse, che sono sicuramente tematiche fondamentali e importanti, ma che non sono le uniche, che non sono isolate da qualsiasi altra cosa. Prima parlavo con alcuni, ad esempio, di turismo, ho avuto una critica in questi giorni con la Lega mia locale per far arrivare la voce nazionale sui temi turistici, cioè eliminiamo la tassa di soggiorno, che è l'unica risorsa che noi abbiamo per fare investimenti turistici, che ci ha visto aumentare del 25% le presenze turistiche a Parma, che ci ha visto anche, penso, tramite tante iniziative vincere la capitale della cultura, e così in una mossa molto populista, ma la annulliamo, forse la sostituiamo, basta Balzelli. Cioè dai temi concreti derivano le cose teoriche, non viceversa. Quindi il tema è parlare di cose concrete, non è banale, non è sorpassato, non è parlare male degli altri, che penso coinvolgerà i cittadini in un modo diverso, in un percorso diverso. Allora, io visto che da sempre dico che gli amministratori sono rimasti gli unici che continuano a dire anche cose scomode, anche cose che non creano consenso, ma cose che si cerca di dire in un modo giusto per cercare una consapevolezza diversa, voglio continuare a farlo anche perché è presente oggi, perché dico, non siamo quello che non siamo, con la carta dei valori abbiamo cercato di dire soprattutto quello che non siamo, cioè noi non siamo anti-europeisti, noi siamo europeisti, noi siamo, come dire, per un concetto di società solidale che cerca di pensare alle persone e le mette al centro con i loro diritti, con una logica di laicità, con una logica anche dei loro doveri, di tasse che siano progressive come dice la Costituzione, e che quindi inevitabilmente facciano capire che la flat tax non è una cosa che, come dire, che ci convince, anzi, perché se avete visto anche i numeri che stanno uscendo rispetto al fatto che chi ha di meno pagherà di più e chi ha di più pagherà di meno, ed è una logica che solo anche a buon senso è assurda, pensando che quelli che pagheranno di meno poi faranno ricadere questo reddito sui cittadini. Ma no, ma non penso proprio, noi dobbiamo trovare un modo per ridistribuire il debito in un modo più equo. Quindi quello che sono i temi che dobbiamo portare a... All'elettore medio, come gli spiega? Perché l'elettore medio, che è quello che con la flat tax ci mette, è probabilmente oggi quello più affascinato dalla flat tax. Però Eva, il tema è proprio questo, Eva. Io, magari ci sono altri che hanno grandi obiettivi di breve periodo, io sono uno che non ha mai avuto obiettivi importanti di breve periodo, perché bisogna, come dire, se fai una maratona, se parto con lo sprint a 100 metrista al primo chilometro sono già morto, quindi visto che questa è una maratona, perché ci porterà tanti
tanti errori, perché ne faremo, tanti obiettivi raggiunti, tanti obiettivi non raggiunti, che servirà la costanza e il fiato per vedere l'obiettivo finale del raggiungimento. Quindi io non voglio dire delle cose che creano consenso, voglio dire delle cose in cui credo, perché quello che manca è vedere persone convinte delle cose che dicono, perché anche gli altri tante volte dicono cose di cui e tentano di difenderle, perché magari l'ha detto, come dire, l'ha detto qualcuno, devo dire che sono giuste, in cui non credono più. Allora noi dobbiamo creare una classe politica, dobbiamo creare delle persone che sono coinvolte in quello che dicono, ma perché ci credono e non perché ci devono credere. Ed è una differenza forse sottile, ma penso molto sostanziale. Allora, se l'elettore medio, che anche, come dire, insomma, è una brutta rappresentazione dei cittadini, come dire, dobbiamo convincerlo e quindi dobbiamo dire delle cose che gli piacciono, preferisco dire delle cose che non gli piacciono. Io, i miei cittadini, se mi fanno una critica, venendo anche all'esperienza di questi anni, una critica, come dire, perché vogliono una cosa che non ha senso, non gli do ragione, gli spiego perché non hanno ragione, e se la risposta è ah ma sono deluso, non la voto più, dico peccato, io continuo a essere convinto e a parlarle tutte le volte che vuole per convincerla, ma se dice una cosa che non c'ha senso, continua a non avere senso. Se facciamo un passaggio della mia storia, ognuno non deve rinnegare la sua storia, ma deve anche far capire perché questa storia l'ha superata. Con i 5 Stelle, con tutti gli errori che hanno fatto e stanno continuando a fare, sono convinto, anche se tanti dicono ah rosichi, perché poi c'è un elettorato di una base 5 Stelle romana abbastanza ampia, il tema invece è quelli che ci sbatteranno il muro, perché posso dire che negli anni ho visto in anticipo tanti degli errori che hanno fatto, nessuno mi ha mai dato ragione, dall'andare in televisione a scegliere delle persone migliori, a fare in un modo diverso. Devo dire che hanno cambiato idea nel tempo senza mai ammettere questo tipo di errori, e adesso, avendo azzerato la base, questo lo vedremo da qui in avanti quanto la base sia importante, e loro l'hanno stralciata. Questo per dire che la mia storia è dire delle cose in cui credo fermamente, anche se questo mi crea, tra virgolette, un danno personale, ma perché è questo che tanti padri costituenti e senza essere altisonanti, tanti politici del passato, a costo di pagarlo, hanno fatto. E penso che la politica non sia un luogo dove vivere e svernare per sempre, in cui portare il proprio contributo e mettere il proprio mattone per una base più solida del futuro, per il tempo che ci è dato. E per il tempo che mi è dato voglio continuare a dire le cose in cui credo, nel modo in cui credo. Se l'elettore medio non lo capirà, il nostro tempo sarà sbagliato, torneremo a fare quello che eravamo capaci di fare, ma sapendo, io non ho mai quindi l'aspettativa della vittoria a tutti i costi, ma del fare il percorso in cui credo, per adesso è sempre stato molto differenziante dagli altri, perché i partiti minestrone o le liste minestrone, credo più nella coerenza, e secondo me la coerenza paga e deve pagare, e dobbiamo ricostruire un cittadino che queste cose le capisce e non solamente inseguire la pancia del persone. Presidente, quali sono i primi obiettivi prossimi di Italia in Comune e come vede Italia in Comune tra 5 e 10 anni? Questa immagine, sei ottimista? Allora, e no, invece infatti non vi darò una risposta, perché io dico solo 10 anni fa non avrei mai detto di trovarmi qui insieme a voi sicuramente, ma anche di aver fatto tanti passaggi delle cose che ho fatto in questi 10 anni, quindi prevedere il futuro è qualcosa che non mi appartiene, ripeto, come un maratoneta cerco di, cosa che non sono proprio, anzi mi piacerebbe, ma l'atletico del gruppo è Coletta, quindi lo diciamo lui, ma quindi non voglio fare una previsione, ma voglio, ho chiaro cosa ho in testa, cosa abbiamo in testa, che è porre le basi con i costrutti che dicevo prima, dire le cose in cui crediamo e non delle balle che fanno comodo, dialogare con gli altri, mandare un messaggio che gli altri non sono dei demoni delinquenti necessariamente, ma delle persone con cui confrontarsi, con cui possiamo non condividere niente,
ma che non ci può non separare il rispetto della persona, perché non dobbiamo fare ad altri quello che vuole essere fatto a noi stesso, senza bisogno di grandi citazioni veramente sempre più alte, però dico, però questo è un tema fondamentale, perché gli altri hanno perso il rispetto delle persone, gli altri partiti si offendono a vicenda e noi educhiamo i bambini a offendersi a vicenda, vediamo i genitori nei campi di calcio che si offendono a vicenda. Se vogliamo invertire la tendenza, noi ripartiamo dalle scuole e dall'educazione, quindi questo è fondamentale. Quindi credo in un percorso fatto in un modo diverso, che vuol dire anche prendere delle decisioni in un modo diverso, ma soprattutto vuol dire prendere delle decisioni, quindi non tenere dentro tutto il contrario di tutto, se può essere più tranquillizzante. Quindi questo è il percorso che vogliamo fare. I prossimi obiettivi sono sicuramente le elezioni regionali, parlando concretamente, le elezioni regionali nelle tante regioni che vanno a elezione, Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, se non me ne dimentico nessuna. Le elezioni amministrative, noi adesso abbiamo, qua abbiamo il candidato sindaco di Segni, siamo stati ieri con Cristina, che adesso non so dov'è, è di là, e facciamogli tutti un grande benvenuto. Abbiamo due comuni che sono già candidati alle elezioni con il nostro simbolo, Italia in Comune, Segni è quarto, Rosa Capozzo oggi non può essere con noi perché anche lei è, come dire, in campagna elettorale, e come dire, è stato un regalo inaspettato, perché noi puntavamo soprattutto a essere pronti per l'anno prossimo, ma c'era chi ha fatto il percorso soprattutto fondativo insieme a noi ed era giusto dargli fiducia perché li conosceva. Anche qui io dico, non candidiamo chiunque, ma facciamo prima un percorso insieme e conosciamoci. Una cosa che, come avete chiesto, mi viene in mente è il tema territoriale. Io non voglio, come dire, non vogliamo che ci sia un pensiero unico all'interno del partito, perché le liste civiche ci insegnano che la differenza, al di là dei valori da condividere e rispettare, ma ci sono dei dettagli che dipendono dal territorio e dalle scelte politiche, perché ci possono essere delle storie di un certo tipo, ci possono essere dei risvolti, come dire, umani, storici di un certo tipo, quindi è voluto imbrillarli in una regola comune. Una cosa che mai vorremmo fare, come fanno i partiti, è farti prendere decisioni che arrivano dalla regione o da Roma per dire tu devi fare così e quindi ti dico cosa fare sul tuo territorio perché è la linea del partito, mentre serve un confronto, serve capire perché c'è una decisione magari difforme e serve appoggiarla se pensiamo che abbia un buon senso. Pensate anche lì cosa è successo anche a noi rispetto al non voler capire, non voler discutere, ma dire questo è così e devi fare così. Quindi il tema deve essere una base territoriale e quindi un'autonomia territoriale e regionale, perché con chi si dialoga può dipendere dalla regione, dalla storia della regione, per arrivare a una linea nazionale che deve essere costruita insieme a tutti. Quindi noi oggi non abbiamo un programma nazionale, ai tanti che ce lo chiedono, e sarebbe, vi assicuro, stato più facile arrivare con un programma e dire questo, fatevelo piacere. Mentre il tema e l'invito anche mio, ci sarà di Alessio, è cominciate a costruire delle sezioni locali. Le sezioni locali, senza volervi raccontare, come dire, della struttura dello statuto che trovate online, dei nostri valori che partono dalla Costituzione, tante problematiche politiche e programmatiche potrebbero essere risolte banalmente applicando la Costituzione. E sembra un concetto così banale e forse così desueto, tanto è ovvio e tanto vorremmo anche saper recuperare. Quindi il programma, dopo aver costituito le sezioni locali, che con 5 persone possono essere costituite, attraverso più della metà di sezioni di province diverse si può costituire la sezione regionale, e quindi con l'ossatura sul territorio potremo cominciare a parlare di programmi nelle regioni che vanno al voto e di programmi nazionali, perché ripeto, poteva essere calato dall'alto, crediamo di più e di più coerente con quello che stiamo dicendo nel costruirlo insieme, e non sarà facile, e dovremo dotarci di strumenti. Più persone ci saranno, più potremo dividerci il lavoro, perché adesso i tanti che magari ci scrivono e poi non hanno dato risposta, è perché se siamo in 10 siamo in tanti a fare le cose. Quindi, come dire, l'invito è anche
lavorate anche nella vostra regione. Io dico sempre, non ho potere traumaturgici, e vedete, tengo sempre la mano alzata per far vedere che li stima, non ce li ho, quindi non imporrò le mani su nessuno creando, come dire, qualcosa plasmandolo dalla creta, ma sarete voi a autodeterminarvi. Quindi il tema è, il rimando sarà sempre al referente, come dire, al gruppo territoriale, che dovrà organizzare da solo i prossimi eventi. Ad esempio il prossimo evento sarà il 4 di giugno a Bari alle ore 18.30, avremo modo di annunciarlo più volte, della continuazione del viaggio, ma il tema è la base, i territori, non quello che io, chi c'è adesso, io Damiano o Alessio, sapremo venire nel vostro territorio a, come dire, divulgare il verbo, ma sarete voi insieme a noi a costruire qualcosa di diverso. E questo è un messaggio banale quanto, come dire, rivoluzionario. Sindaco, c'è qualche iter di Italia in Comune, qualche cittadino che magari non ha preso bene, ha detto, ah, perché sindaco lei con questo progetto ha delle ambizioni personali, si dimenticherà di Parma? Ma allora, io c'è stata questa reazione? A parte qualcuno c'è sempre, anche molto più o meno strumentale, la tua minoranza che ti dice, sempre lontano da Parma e non guarda più i suoi cittadini. Guarda, io dico, bisogna saper delegare, perché se uno pensa, si torna al tema anche concreto, di fare tutto da solo, capite che secondo me andiamo poco lontano. Quindi per quello che serve costruire una rete di persone capaci che sul territorio sappia camminare con le proprie gambe. Io penso sempre, io dico sempre anche ai miei assessori, io sono più incapace di tutto il gruppo della giunta, e meno male, perché vuol dire che tanti dei risultati che abbiamo portato a casa sono tutto merito loro. Quindi voglio, questi incontri servono anche per incontrare persone che sappiano portare a casa nel loro territorio con le loro gambe, le loro capacità. Però allo stesso tempo rispondo anche che dobbiamo saper, come dire, guardare oltre e ognuno mettere il suo mattoncino per costruire un'Italia migliore, perché il futuro dei nostri figli, del nostro territorio, non dobbiamo demandarlo ad altri, come certe volte però fanno i cittadini. T'ho votato, io dico dammi una mano, facciamo una... No, t'ho votato e il problema me lo risolvi te. Allora da soli difficilmente risolveremo, come dire, il problema locale come il problema nazionale. Dobbiamo farlo insieme. Aggiungo un'altra cosa, che non so se è di tristezza, ma come dire, ci tengo perché la coerenza è importante. Intanto io fino almeno al 2021 io non mi candido né in regione, come dire, né nel nazionale, se saranno delle elezioni. Io sto facendo il sindaco, ho preso un impegno, abbiamo una tappa che è il 2020 a Parma, la capitale della cultura, quindi sicuramente non salterò di palo in frasca. È una cosa che abbiamo messo e che stiamo portando avanti, in cui credo molto anche nella candidabilità, il tema che se soprattutto nelle città grandi, soprattutto se fai il sindaco, tanto il consigliere comunale, se ti sei preso un impegno lo porti avanti. Non dobbiamo essere, perché già lo fanno gli altri, un percorso, un facile trenino per dire mi candido, c'ho un bel brand, mi faccio eleggere e poi faccio un'altra cosa. Tu ti fai il tuo impegno, ti fai la tua esperienza e poi, voglio dire, in Italia come battuta si va a elezione tutti gli anni per qualcosa, non penso che sia quello il problema, ma invece la coerenza di finire il lavoro che hai iniziato, quantomeno di portarlo anche qui, usando il buonsenso, verso la fine, deve essere qualcosa che anche questo è una novità banale della politica. Ovviamente spesso parliamo di politica, ad esempio dopo un'assemblea nazionale del Partito Democratico, insomma, abbiamo visto che è successo ieri, sentiamo tre esponenti diversi del Partito Democratico che ci dicono tre cose diverse, totalmente diverse di quello che è successo il giorno prima, nel quale però hanno detto erano d'accordo. Problema contrario con il Movimento 5 Stelle, ultimamente anche con la Lega, c'è ovviamente un referente unico che ti dice se il parlamentare, il deputato, il rappresentante interviene nel programma, se interviene e quando comunque interviene poi le cose sono quelle per tutti, è difficilissimo trovare qualcuno che vada fuori dallo schema. C'è una via in mezzo tra questi due modi di comunicare, la politica e i progetti di un movimento, di un partito? Secondo me, qual è? Ovviamente qual è? Sì, ed è sono miste i due, nel
senso lo descrivo, cioè ovviamente ci deve essere un dibattito interno, perché quello che sicuramente, io guardo agli altri partiti, alla storia del nostro paese, cercando di prendere meglio dagli altri, come lo faccio con le persone, cioè, dico sempre l'unicità delle persone è soprattutto quella che ognuno fa una cosa in un modo meraviglioso e vorrei imparare da questa persona, e farà tante altre cose, come dire, sbagliato o in modo, come dire, peggiore, cercherò io di compensarla, e quindi questo vale anche per gli altri. Quindi penso che da sempre i partiti di sinistra, in questo caso il Partito Democratico che abbiamo citato, abbia un dibattito interno che è positivo per costruire teoricamente una linea comune, ma la critica è non la riescono a costruire, quindi il dibattito interno è perenne e non sai mai qual è la linea comune. Di contro gli altri però hanno il pensiero unico, cioè loro non dibattono, gli dicono è così ed è così, sapendo che se tu dici una cosa diversa c'è la purga, ma c'è veramente la purga, cioè c'è il ti metto fuori, non conti più niente, ti mando fuori da tutto. Quindi io sono convinto che debba esserci un dibattito, il dibattito, la critica è costruttiva, quindi dico sempre, io voglio persone che mi sappiano dare il loro punto di vista, non che mi dicano bravo se non pensano che è così. Intanto litigare con Pascucci. Però Pascucci c'ha discussioni infinite, quindi era. Quindi il tema è, però quando poi si è deciso ci vuole il rispetto reciproco di sapere che ci sono delle maggioranze e delle minoranze, se crediamo nella democrazia è così, quindi dibattiamo per un tempo definito e alla fine di questo tempo definito si prende una linea e poi la si porta avanti insieme, e su questo se poi non la si porta avanti insieme ci deve essere la forza di dire allora tu sei fuori, vai dall'altra parte. Quindi anche il messaggio di dire, perché gli strumenti ci sono stati e se però tu non li rispetti e li abbiamo discussi insieme, sei tu che sei fuori. Questo è una via di mezzo, tante volte anche di buon senso, di rispetto reciproco, perché se no né dall'una né dall'altra parte è rispetto reciproco e delle regole che insieme abbiamo scelto di rispettare. Grazie a Federico Pizzarotti, presidente. Grazie a tutti. Fatemi fare solo una conclusione non domandata, che spero di aver fatto passare, mi ha fatto molto piacere che non era al pippone ma era a domande, perché così sono uscite cose che magari non mi sarebbe venuto in mente di dire, ma la cosa centrale che voglio dire è non facciamo l'errore che fanno gli altri, lo dico in senso molto buono, di pensare, lo dico a voi, forse contro i miei interessi, ma invece per i miei interessi, ripeto, che io possa sostituire voi nel rapporto col vostro territorio. Cioè non è la foto con me che vi farà degli amministratori più capaci, non è che se vengo una volta da voi improvvisamente tutti diranno quanto siete fighi, perché non penso in questo, ma invece sono convinto che lavorando insieme potremo fare un paese migliore. Quindi se quello che critico agli altri è il partito personalistico dove c'è la persona al centro che si fa bello, io vi assicuro che non mi voglio far bello, che, come dire, lo faccio sempre volentieri, non è che mando via nessuno, ma non sono quello che vuole andare avanti facendosi il selfie, voglio essere una persona in mezzo alle altre che lavora insieme a voi per far qualcosa di diverso. Quindi questa è una forma mentale, non voler essere quelli che criticano il partito verticista del Di Maio, del Salvini, del Renzi e poi fare la stessa cosa. Dobbiamo metterci tutti insieme per creare un'Italia diversa, non che uno davanti agli altri. Tutti insieme è un concetto importante e non banale. Grazie. Grazie.